Hola! Che ci crediate o no, questa, che potrebbe essere benissimo considerata una landa desolata, più vicino a Marte che di qualsiasi altra cosa, è una piccolissima porzione del Vietnam. Anche perché se vi girate trovate sto poco. Però, anche se tutto questo è magnifico, guardatelo bene, potrebbe essere benissimo un paesaggio di un posto figo in Italia. E allora, come mai il Vietnam è così famoso per la sua natura di posti incredibili? Per questo? No, per una cosa molto più semplice. Riso. Il riso è quello che rende il Vietnam il Vietnam. Quindi, oggi, dalle lande desolate alla natura fantastica, andremo lì, che visto così può sembrare un posto di poco conto, ma è uno di quei posti che rende il Vietnam. Per farlo, borsa, casco, speranza, tramonto. Vamonos! Questo posto dove stiamo arrivando è come se fosse immerso totalmente in questo paesaggio. Cioè, se non lo conoscete, non ci potrete mai arrivare. Infatti a me mi ci hanno portato le persone che ho conosciuto qui. Se no, altrimenti è veramente... Cioè, non verreste mai a conoscenza di un posto del genere. Che non c'entra nulla con tutto questo paesaggio qui. Cioè, è proprio nulla, è tutta un'altra roba. Vi giuro, butto la GoPro. Ho fatto le riprese nel villaggetto vietnamita per arrivare qui tramite una strada tutta disastrata, arrivando qui. Però non ci sono le riprese perché la GoPro, vaffanculo, non me l'ha ripreso. Nonostante abbia cliccato e si è accesa per riprendere. Che videocamera di merda. Comunque, immaginate di aver un villaggio vietnamita. Fatto sta che arrivate qui e nonostante vedete persone che salgono, questo vi può far immaginare che si possa scendere. Ma già l'ho fatto una volta, di notte senza luci, e anche se di giorno dovrebbe essere meglio, posiamo la moto. Moto posata, cappellino tattico, vamonos. Posano i motorini qui e non vanno per questa strada, perché normalmente le strade, più si dovrebbe andare avanti più si dovrebbe vedere la strada. Qua invece più vai avanti più la strada è così. Questa è la mia prospettiva, cioè la strada non si vede più perché è tutto un tornante che va dritto negli inferi. Sei quasi scivoli come con la moto, come la prendi bella, fai già piedi, puoi scivolare. Sole che tramonta, vegetazione fittissima, fiume, persone che si stanno sposando, fanno le foto per il matrimonio. Però a noi di tutta sta roba non ce ne frega niente, perché il paesaggio che ci interessa è questo qui. Pam! Guardate che roba. Foresta vietnamita, risaia. Foresta vietnamita, risaia. Foresta vietnamita, risaia. Adesso lo guardiamo meglio. Per chi avesse visto il video prima di questo, il ponte che faccio con la moto, di notte, completamente buio, e sto robo qui che si mantiene con questi cavi d'acciaio completamente arrugginiti, sospeso nel nulla. Se non l'avete visto, video veramente epico. Che adesso camminate in maniera tranquilla, che si vede qualcosa e siete a piedi. Pensate a farlo di notte con la moto, terribile. E poi si muove tutto, cioè se ballate fa... Hello. Instagram foto. Questo posto qui è proprio instagrammabile a palla. C'è gente che si fa foto ovunque. Poi principessa, cosa stai facendo? Quello che ci interessa è questo. Guardate che figata allucinante. Cerco il più possibile di evitare video dove vi mostro cose e basta. Però questa qui, veramente quando l'ho vista ho detto non posso non farci un video, anche soltanto per farvelo vedere. Una volta che superate il ponte, arrivate qui, con queste che possono sembrare delle casette, che però in realtà non sono nient'altro che i silos dove viene conservato tutto il riso delle risaie. Quindi ogni contadino ha il suo personale, mette il lucchetto e conserva qui il riso raccolto. Cioè, questo ponte si mantiene così. Così si mantiene. Allora, dovete sapere che in questo momento mi trovo più o meno a metà del Vietnam. In realtà un po' più sotto della metà. E pensavo che paesaggi così ci fossero soltanto al nord. E quindi che mi sarei dovuto fare altri 1200 km per vederli. Però in realtà...
fortunatamente non è stato così. Solo che mi rendo conto che non l'avrei mai conosciuto se non avessi conosciuto le persone del posto che mi hanno portato qui. Sarebbe stato impossibile. Guardate, cinemello allo stato puro. Questo è uno di quei posti che rende il Vietnam così iconico. Qua c'è anche un fotografo. Che roba. Dai, c'è dove? Un cagna. Una nota interessante è che il Vietnam, come la Cambogia, comunque è uno di quei paesi dove presenta ancora un sacco di mine inesplose, quindi in generale è meglio non andare mai in posti remoti che non si conoscono. Però teoricamente questo posto è battutissimo dalle persone del posto, ci coltivano, quindi c'è un riflesso sull'acqua allucinante. Cioè questo, vedete che robetta, cioè qui ci potresti ambientare benissimo un film. Poco. Con questa storia qui mi fortifica sempre di più il concetto di quanto sia importante avere delle guide del posto. Cioè delle guide, che non vuol dire andare in un'agenzia turistica, delle guide vuol dire conoscere le persone del posto, chiedere alle persone del posto, che solo loro poi ti possono portare in questi posti che non avresti mai immaginato ci potessero essere. È vero che ci ho messo solo 8 minuti di moto per arrivare qui, però è stata una strada talmente del che non mi sarebbe mai venuto in mente di farla. Infatti mi ci hanno portato. Poi, come se non bastasse, non ci vado. Però ci sono delle macchine che mettete sul fiume a ciondolare. Non oso nemmeno immaginare i livelli di chill che potreste trovare mettendovi là sopra. La grigliata nel video prima di questo è ambientata lì, esattamente lì. Traversiamo questo ponte per l'ultima volta. Ciao, risai al tramonto? Mi sa che non ci vedremo mai più. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ponte pericolante. Volendo dare una conclusione a questo video, quello che posso dire è quello di condividere con voi questo concetto che voglio fare sempre più mio, ovvero del fatto che veramente dietro ogni posto, che può sembrare un posto normalissimo, poi si possono rivelare dei tesori incredibili. Però piuttosto che cercare su Google, fare questo, fare quell'altro, la cosa più semplice, immediata e funzionale è chiedere alle persone che lo abitano quel posto, che magari vi ci accompagnano pure, come è successo a me. Non oggi, però mi ci hanno accompagnato. Wow, vi giuro, se questa macchina mi dà un passaggio, sconnetto. Proviamo. Ah, sì, ah. Oh. Come on, come on. Thank you so much. Ci siamo fatti la salita in macchina con l'aria condizionata. Perché davvero, non so come farvelo percepire, ma veramente è così. Thank you. Oops. Bye bye. Che vi devo dire? Faccio una certa resistenza alle persone quando provo a fare l'autostop. Va bene. Non è il tratto di strada più bello del mondo, strato, però non è così in pendenza, quindi ce lo facciamo lo stesso. Speranza. Vamonos!